Salve a tutti, sono Gianluca Colliva, lavoro in Assioma.net e sono un quality manager, nonché il responsabile del servizio di quality assurance che abbiamo erogato sul cliente che stiamo presentando. Una breve descrizione di Assioma.net. Assioma.net è un'azienda che si occupa di controllo della qualità applicativa. Abbiamo un'esperienza trentennale sui servizi per l'IT, circa 200 collaboratori, vedo che la slide non è che si legge benissimo, e collaboriamo con importanti comunità accademiche e con aziende leader di mercato. Allora, ci occupiamo prevalentemente di tre aspetti: la parte remediation, sempre applicata alla qualità del software, che non è ambito di questo forum, una parte di analisi che è più orientata verso il governo della fase di verifica, quella che è la strategia di test, l'analisi dei dati e dei processi. E poi tutta quella che è la fase di prevention, che riguarda sia i processi di test, ma anche la copertura di quelli che sono i livelli di test, con un'erogazione di soluzioni mirate, per quanto riguarda il funzionale, il test strutturale, quello di performance e quello sulla user experience. Presento brevemente Acea. Purtroppo non c'è oggi il CTO, l'ingegner Poggi. Allora, è un holding multi-utility che si occupa di energia, acqua e ambiente. Nell'ambito idrico è il primo operatore italiano, serve circa 9 milioni di abitanti, mentre è tra i principali nell'ambito elettrico, ha 1.400.000 clienti. Allora, in cosa consiste il progetto? Il progetto praticamente consiste nel fatto che Acea ha deciso a un certo punto, nel 2014, con un progetto che si chiama Acea 2.0, di avere un rinnovamento per avere una strategia più customer centric. Quindi ha implementato degli strumenti tecnologici centralizzati per tutte quelle che sono le aziende dell'holding, sia idriche che dell'energia. Tutto questo ha portato anche a una revisione molto pesante su quelli che erano i processi interni. La complessità del progetto non era soltanto sulla sostituzione dei sistemi, ma riguardava anche quello che era la scrittura dei nuovi processi aziendali e soprattutto la migrazione da una serie di sistemi diversi. Quindi noi abbiamo dato supporto per la parte di governo della fase di verifica e abbiamo preso in carico tutte quelle che erano le attività di accettazione. Il primo progetto è partito su Ato2, che è la società idrica di Roma, e abbiamo visto che le tempistiche attraverso la pianificazione erano abbastanza lunghe, quindi il cliente ci ha chiesto di trovare una soluzione successiva per poter contrarre su quelle che erano le altre società i tempi di accettazione. Noi abbiamo proposto una soluzione basata sull'automation, sia per contrarre tutte quelle che erano attività di dataset preparation, ma anche per cercare di automatizzare tutte quelle operazioni di back office che solitamente non sono business critical per il cliente che effettua l'accettazione. Allora, gli ambiti del progetto. Gli ambiti del progetto, essendo una sostituzione di moltissimi sistemi, occupava tutto quelli che sono i processi vicini alla customer base. Quindi il credito, e parliamo qui di quello che può essere la parte dei reclami, i solleciti, la parte delle misure, le misure di consumo, tutta la parte del CRM, il workforce management, che è tutto il controllo di quella che è la forza lavoro dei tecnici specializzati sul territorio, la parte di fatturazione e di preventivazione. Questo qui è uno schema molto semplificato di quella che era l'architettura. Questo ci serve soltanto a capire che la fase di verifica è stata molto lunga, la fase di accettazione è durata oltre 2 mesi, con sessioni di accettazione parallele per 431 scenari di test che insistevano su 74 processi. Questa qui è una slide che è stata presentata da Acea al SAP Forum, e una delle cose per cui è quella in alto a sinistra, per cui è stato un successo questo progetto, è che è stato on time,
un scope e un budget. Uno dei motivi per cui è stato possibile mantenere quella che era la pianificazione iniziale è stato da parte di Assioma una collaborazione su quella che era l'analisi dei dati con delle previsioni su quelli che erano i colli di bottiglia che sono stati rimossi prima che si presentassero. Allora, qui vado più velocemente per arrivare a quello che è poi la parte sull'automation. Ovviamente c'è tutta una fase di preparazione alla fase di accettazione che consiste in una serie di attività, vediamo lì il governo del QA attraverso gli strumenti e la pianificazione, fino alla selezione degli scenari di UAT. Questa è la fase preparatoria che avviene prima dell'accettazione. Quella che cuba diverso tempo è invece la fase di accettazione vera e propria, perché c'è tutta la fase di dataset preparation, la sessione di pre-UAT, che per noi è una sessione preparatoria alla UAT per far sì che eventuali problemi non emergano quando si fa la UAT con il cliente di business, e l'esecuzione degli scenari. Poi abbiamo dato supporto su altre attività, la parte di mobile testing, la gestione di quelli che erano appunto gli ostacoli che incontravamo prima che che rallentassero, permettessero il non rispetto delle milestone, la parte di performance testing e tutta la gestione formale dell'accettazione che abbiamo fatto invece di Acea. Passo la parola al collega. Sì, mi sentite? Ok, uso questo. Io sono Claudio Gaiani di Assiomanet, sono un QA manager e seguo una serie di progetti presso i clienti, in particolar modo parleremo oggi di questo progetto in cui abbiamo introdotto la test automation sul progetto che Gianluca ha introdotto. Diciamo, noi siamo stati ovviamente coinvolti dalla parte, diciamo, di integration test. Il system integrator si occupava di tutta la parte di sviluppo, system test e infine la parte di integration test. Noi dovevamo partire sulla parte di user acceptance test, in realtà siamo partiti leggermente prima integrandoci con la parte di integration test fatta insieme in determinati momenti insieme al system integrator. Qual è stato l'introduzione della test automation? Qual era l'obiettivo? Era quello di prendere la prima consociata atto 2 e in qualche modo introdurre una serie di test di non regressioni automatizzati volti a essere riutilizzati nelle consociate successive, con l'obiettivo ovviamente di ridurre tempi e costi. Il problema e la sfida che in qualche modo abbiamo cercato di indirizzare insieme al cliente è quella di definire un modello che avesse l'obiettivo di utilizzare un subset di casi di test utilizzati nella prima fase del progetto, andandone a misurare il rischio di non regressione nelle fasi successive. Quindi quello che abbiamo fatto è stato proprio quello di definire prima di tutto un modello di prioritizzazione dei casi di test e di misurazione del rischio di non regressione. Quindi cercherò di focalizzare l'attenzione su quello che è stato il processo che abbiamo seguito. Siamo partiti, come dicevamo prima, da un insieme di casi di test manuali che erano già stati identificati, 431 casi, poi vedremo qualche slide con alcuni numeri. È stata fatta una definizione di quella che è la test case selection, quindi prendendo i casi di test più importanti è facile, ma cosa vuol dire più importanti? Ovviamente abbiamo cercato di identificare dei criteri. Sulla base di questa selezione è stata definita una priorità di questi casi di test, è stata poi fatta ovviamente l'implementazione e il modello prevedeva poi la valutazione di una serie di indicatori di rischio che misurassero per ciascun ambito all'interno del quale il sistema era suddiviso l'indice di rischio di non regressione all'interno di quello specifico ambito, in modo tale che il management potesse avere sotto controllo immediatamente, al termine dell'esecuzione dei test di non regression automatici, un eventuale rischio che avrebbe dovuto indirizzava eventualmente una fase di test manuale più spinta su quello specifico ambito. Sono stati, adesso lo vedremo meglio, identificati anche un ulteriore indice che è l'indice di copertura e infine c'è un modello, diciamo, di governance di alto livello che consente di visualizzare attraverso delle graficazioni tutti quelli che sono questi aspetti in modo sintetico. Ecco, allora, qui proviamo a ripercorrere quello che è stato il percorso effettuato. Quindi avevamo i famosi 431 casi di test, questi sono scenari end-to-end, quindi non stiamo parlando di system test, sono scenari che sono stati usati al termine della fase di integration test e durante l'accettazione, quindi comunque erano dei test piuttosto complessi.
che passavano attraverso diversi moduli del sistema. Gli ambiti sono i sei che sono indicati nella slide. Ciascun ambito era diviso in processi. Questo è importante perché la granularità non era solo quella a livello di ambito, ma anche quella a livello di processo. I test disponibili nella fase iniziale erano i 431 che abbiamo detto. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo identificato con il cliente una serie di criteri, di indici, sono chiamati qui, che sono stati utilizzati nella scelta, nella selezione dei casi di test. In particolare, prima di tutto, l'importanza per il business. Abbiamo lavorato a stretto contatto con il business e quindi con lui abbiamo definito l'importanza per ciascun caso di test rispetto alla funzionalità che il test andava a verificare. Un secondo criterio è stato quello dell'impatto con le relazioni con altri test case, quindi avere dei test case che erano strettamente correlati con altri test case ovviamente era un altro indice che faceva aumentare l'importanza di quel test. L'impatto sulle future CR, i business blueprint che ci arrivavano sulle CR evolutive delle successive consociate ci hanno consentito di indirizzare ulteriormente questi aspetti e infine l'impatto di frequenza di utilizzo. Ovvero cominciando ad avere una serie di dati rispetto all'esercizio della prima consociata riuscivamo a capire quali erano le funzionalità maggiormente utilizzate e quindi i test che aveva senso indirizzare maggiormente. Tutti questi indicatori sono stati aggregati passando ad un indicatore macroscopico che è il test priority, che è un indicatore su scala 0 a 4 definito per ciascun caso di test. Ecco che quindi il lavoro che è stato fatto è di passare da un insieme di casi di test flat con un'importanza identica per ciascuno di essi a un indicatore di test priority specifico per ciascun test case. Sulla base di questa classificazione è stata fatta una mappatura su quelle che sono le priorità, quindi avevamo una alta priorità, molto alta priorità, medium, eccetera. Quindi a questo punto abbiamo classificato i casi di test e siamo passati ad avere una situazione di questo tipo in cui la distribuzione dei casi di test molto alti, ce n'erano parecchi, non tantissimi, comunque un numero molto elevato. Ovviamente quelli che siamo andati poi ad automatizzare sono stati quelli alti e molto alti. Quindi siamo partiti da una situazione di questo tipo passando dai 431 casi di test iniziali a un circa 30% di casi di test che sono stati automatizzati. C'è stata poi ovviamente la fase di implementazione, in questo caso abbiamo utilizzato la suite di HP, UFT, che consente di automatizzare tutta la parte di test sul mondo SAP e abbiamo proceduto mano a mano che facevamo evolvere la nostra piattaforma, quindi i casi di test automatici, partendo da ATO 2, che è stata la prima consociata, e poi per tutte le altre consociate mano a mano il numero di casi di test veniva progressivamente implementato, aumentando la copertura e a questo punto andando a misurarne il rischio. Quindi questa qui è la parte di selezione. Nel momento in cui abbiamo cominciato a eseguire a questo punto le suite di test automatiche, ecco che abbiamo individuato quello che sono gli indicatori di rischio. Gli indicatori di rischio, come dicevo prima, sono di due tipi, sono indicatori legati al processo e legati all'ambito. Quindi abbiamo detto che erano presenti sei ambiti, ogni ambito aveva una serie di processi. Ogni processo aveva un insieme di casi di test, frutto della selezione iniziale. Il success o il failure e la test priority di ciascun caso di test ha consentito di andare a definire, ad aggregare una priorità, un'importanza su una scala di questo tipo. Quindi il rischio di non regressione su un processo o su un ambito poteva essere appunto very low, low, medium, high o molto alto. Questo consente in maniera sintetica di dare al business e al DT di Acea una serie di informazioni di questo tipo. Quindi se io sto parlando dell'ambito, in questo caso il workforce management, ecco che il rischio di ambito in questo caso è low, quindi è un 36%. Se scendo nel dettaglio riesco a capire che il problema risiede nella parte di efficientamento rete, quindi è su questo processo che io devo andare a preoccuparmi di probabilmente intervenire attraverso l'esecuzione di test manuali più approfonditi.
quindi veniva usato in questa, con questa accezione. Qui ci sono un paio di uso, questa era la parte di CRM che diciamo veniva utilizzato allo stesso modo, e quindi per tutti gli ambiti esistevano delle rappresentazioni di questo tipo. Con il cliente però ci siamo resi conto che l'indicatore di rischio in qualche modo poteva non essere sufficiente, perché soprattutto la parte che mancava era la parte di copertura. Quindi l'andare a dire cosa succede nel momento in cui io ho pochi casi di test, per cui il mio indicatore di rischio rischia di essere poco significativo. Per cui abbiamo introdotto anche l'indicatore di copertura. In che modo? Andando a definire questo indicatore di copertura sul processo e poi sull'ambito, con una classificazione di nuovo fatta in questo modo, quindi avere dei 127 casi di test che sono stati selezionati nella fase iniziale, abbiamo identificato quelli che dovevano essere utilizzati. Nel momento in cui non tutti era possibile lanciare, ecco che avevamo una copertura che poteva essere 100% nel caso in cui tutti erano stati utilizzati per definire l'indicatore di rischio, 50%, 0% e ovviamente i valori intermedi. Tutte queste informazioni sono poi state messe insieme, diciamo graficamente, sono state graficate in maniera semplice, in modo tale da mettere insieme l'indicatore di rischio, che è quello rappresentato, che abbiamo rappresentato precedenza, con l'indicatore di coverage. Il tutto viene rappresentato con dei diagrammi di questo tipo, in cui diciamo l'aspetto principale è che se io vedo un ambito, in questo caso il metering, che ha un 100% di copertura e un valore di rischio molto basso, ecco che in qualche modo sto tranquillo. Nel momento in cui vedo situazioni di questo tipo, ecco che comincio a fare drill down e scendere nel dettaglio per capire che cosa sta succedendo. Durante quindi l'adozione di questo modello ha consentito di utilizzare durante le varie fasi del progetto questi indicatori. Qui ci sono una serie di rappresentazioni dell'utilizzo del modello, in cui diciamo nella fase finale, quando avevamo una copertura molto alta, quindi nelle ultime consociate, ecco che questo l'indicatore di copertura era molto alto, e abbiamo anche verificato che l'indicatore di rischio alla fine si dava sempre degli esiti positivi. Diciamo questo è il modello che abbiamo definito insieme al cliente, che stiamo facendo ulteriormente maturare all'interno di un secondo progetto. Siamo partiti sul progetto idrico, che è quello che ho descritto, ma lo stesso modello vorremmo riutilizzarlo insieme al cliente, facendolo evolvere nel secondo progetto, che è il progetto elettrico, su cui siamo già partiti diciamo a lavorare, e in questo momento abbiamo la possibilità di riadottare questo modello e migliorarlo ulteriormente, soprattutto integrandolo maggiormente con quelli che sono gli strumenti, in particolar modo ALM. L'ultima slide, credo che sia, è quello che riguarda un po' quelli che sono i benefici che sono stati ottenuti dall'utilizzo di un modello di questo tipo. Sicuramente l'automation ha consentito di ridurre le tempistiche di accettazione, quindi questo ha consentito, come dicevo prima, di fare in modo che l'automazione e l'utilizzo di un modello di questo tipo facesse sì che le tempistiche di accettazione fossero rispettate rispetto alle tempistiche che anche prima Gianluca ha descritto. Il miglioramento della qualità del sistema, attraverso questo approccio è stato possibile intervenire sui processi e sugli ambiti venivano verificati una serie di rischi in maniera proattiva, senza dover aspettare chissà quali letture ed analisi. E infine un maggior controllo del rischio di non regressione del sistema, in quanto ovviamente era l'obiettivo primario dell'introduzione della test automation, quello di consentire la verifica del rischio. Credo di essere arrivato alla fine, per cui forse ho anche risparmiato un minuto. Grazie. Grazie.